Grande successo per le visite guidate a Palazzo Matteotti sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 nell'ambito di Open House Napoli, il festival diffuso di architettura giunto quest'anno alla sesta edizione, nato con l'obiettivo di far conoscere il grande patrimonio architettonico della città. In fila dalla mattina, nonostante la pioggia sotto gli ombrelli, davanti al portone in bronzo realizzato dallo scultore Carlo De Veroli per visitare Palazzo Matteotti, sede dell'ex provincia di Napoli, progettato dagli architetti Marcello Canino e Ferdinando Chiaromonte nel 1934, inaugurato nel 1936 e oggi sede della città metropolitana di Napoli. Tra i promotori dell'iniziativa anche il consigliere metropolitano delegato al patrimonio Antonio Sabino. Cosa le è piaciuto della visita? Se la consiglierebbe ad altri? Sì, la consiglio assolutamente perché parte diciamo, il retaggio storico del palazzo e anche i dipinti che ci sono all'interno, anche gli stessi arredi, è interessante conoscere qualche cosa che normalmente non è fruibile al pubblico e al cittadino. Ha conosciuto anche qualcosa di più di quello che fa Città Metropolitana, cioè le funzioni dell'ente attraverso questa visita? Sì, ci è stato spiegato sommariamente quello che sono le funzioni nuove, o meglio quelle che sono state attribuite nell'ultimo decennio alla Città Metropolitana e che diciamo di fatto il cittadino medio non conosce, anche perché non ci sono più eletti in questo tipo di struttura. No, io sono rimasto meravigliato perché non mi aspettavo ci fosse tanta bellezza in questo palazzo. Ci passo tutti i giorni, è veramente uno stato di conservazione ottimo, sia gli arredi, i quadri, statue, veramente molto bello. Sono rimasto molto meravigliato, veramente. Io ho trovato interessante non solo la storia del palazzo, il luogo dove è posizionato, il contesto storico, gli arredi, insomma, è un monumento importante che fa riflettere, quindi lo consiglierò anche per questo. Roberto. Ho scoperto innanzitutto uno degli edifici storici più belli di Napoli, in cui i nostri rappresentanti della città metropolitana hanno la fortuna di lavorare e di vivere parte della loro giornata. Uno scrigno di tesori anche pittorici, di scultura, di dipinti veramente meravigliosi che dovrebbe essere aperto più spesso alla fruizione della città intera. Venissero fatte un poco più spesso, non soltanto una volta l'anno, sarebbe molto utile per la gente per conoscere meglio insomma, questi luoghi interessantissimi. Solo una proposta, diciamo. E ritiene che sia anche un modo per avvicinare i cittadini alle istituzioni? Certo, è vero. Ovviamente, perché chiaramente diciamo, i cittadini possono apprendere molto da quella che è l'iter della vita istituzionale. Quindi per questo concordo con mia moglie di poter accedere un po' più spesso a queste visite, non limitare a un'unica volta all'anno. Partecipo da Open House dalla primissima edizione, quindi sono al mio sesto anno e quest'anno ho deciso di venire volontario al Palazzo della Provincia perché appunto era il primo anno in cui veniva aperto al pubblico e ho trovato veramente molto interessante e molto stimolante fare da guida qui, sia per la particolarità architettonica del sito ma anche per la collezione di opere d'arte che ho trovato all'interno che sono state veramente, veramente molto interessanti, quindi ne esco sicuramente contento e invito tutti a partecipare alle prossime edizioni.